Ciao ragazzi, allora oggi inizieremo, io sono Rita prima di tutto, e oggi inizieremo questa rubrica che ha lo scopo di farvi conoscere un pochino più da vicino l'Abruzzo, la regione verde d'Italia. Allora, iniziamo con le pallotte cace uovo e parliamo un po' della storia. Le pallotte cace uovo nascono nella Seconda Guerra Mondiale quando le truppe tedesche per lo più saccheggiavano le case, le abitazioni, quindi le famiglie si salvavano come potevano, mettevano da parte il formaggio e le uova che servivano al sostentamento e all'alimentazione delle persone all'interno della casa. E le donne poi si inventavano, qui anche la creatività, si inventavano delle ricette. Abbiamo oggi questa ricetta meravigliosa. Allora, come prima cosa mettiamo nel latte, un bicchiere di latte, il pane raffermo e facciamo ammollare. Ammollato nel latte e andiamo a mettere a questo composto che intanto abbiamo sbriciolato con le mani 120 g di pecorino e 120 g di formaggio stagionato di latte. Aggiungiamo 3 uova, aggiungiamo noce moscata, prezzemolo e vado ad impastare con le mani finché non diventa un composto omogeneo. Allora ragazzi, io oggi faccio un esperimento e provo a mettere le pallottine nel forno. Di solito, per chi ama la frittura, e di solito la frittura dovrebbe essere a 190 gradi per 2-3 minuti massimo. Quando si è ben rosolato, allora si toglie, ma in questo caso io, non avendo la friggitrice a casa, preferisco provare e poi vediamo se funziona il forno, ok? Quindi ho messo a 200 gradi sopra sotto e vediamo cosa esce fuori. Andiamo a vedere. E le pallotte sono perfette. Allora, a questo punto io ho già preparato il mio sughetto con del peperone, sedano, carote e cipolla. Ho fatto cuocere il pomodoro, la passata di pomodoro. E adesso vado a mettere le pallottine